delle attività di ricerca per fare questa analisi delle strutture di dati. Ok. Adesso vi chiedo, c'è una società di governo del territorio? Questo è il principio.
fare queste cose di non dare in fisco, cominciamo per un po'. Tantino è per la legge del bagno territorio, dice, noi dobbiamo fare tutte quelle analisi, perché sono fatto un passo in giro, così, no? La domanda è, ma allora non è comune, dovrebbe essere sicuramente sì, o qualcosa di sì. Allora diceva, a me le risulta che ci sono sì, questa roba? Dopo il domando, vale anche tu. No, perché al momento che devo fare un pallino, l'articolo 7, prima di mettere l'articolo 3, adesso l'articolo 6, ci dice di fare proprio le cose che ci sono fatto, l'analisi storica, l'analisi dei flussi, l'analisi ambientale, l'analisi urbanistica del costruito, le previsioni per le previsioni di espansione degli abitanti per costruire una nuova scuola, tutta una serie di analisi. Un PDC di esempio, quattro relazioni, più o meno da un centinaio, 200 pagine, 45 tabelle, 21 grafici, 53 tavole, mappe e 98 immagini. Questo è diviso in tre documenti, il documento di piano, una cosa specifica per il piano di servizi e il piano delle regole che regolamento un'area piuttosto che un'altra. Se fate un attimo tutto il conto di questi temi, diciamo contenuti, grafici, tabelle, cartografie, lì uno dice, o si fa da questa maniera che poi ogni volta che c'è da correggere qualcosa si fa un po' un casino, un caos, o si cerca di creare dei sistemi che ti permettono di gestire questo modo di contenuti in modo più corretto, non c'è un modo esatto, certo ci sono vari modi e il modo è utilizzare il software e trovate tutto quello che mi serviva per gestire questo contenitore di contenuti, questa scatola di contenuti in tutti i vari applicativi di software open source, una cosa un po' più comunicativa, JavaScript, un po' Prism, dei software già esistenti, un po' di utilizzati, un po' di studio di tutti questi software open source, che mi permettono appunto di trovare la tabella, avere sempre il dato aggiornato, la mappa, non devo stare lì molto a controllare se ci sono tutti gli edifici in una tavola piuttosto un'altra, perché tutti gli edifici ci sono in una tavola, ci sono anche tutte le altre 52. Questa cosa che dicevo prima, io uso Postgre. Conoscete Postgre? È un'alternativa a un sito. Io non entro in particolare, sicuramente so che è molto potente Postgre, ma io sono, cioè per il GIS sono obbligato ad utilizzare Postgre. Sì, perché c'è questa estensione geografica, Postgis. SQL è la tema, la recentemente avvista, però questa è fatto, sarà tipo 10 anni che c'è, questa estensione Postgis. Mi permette di gestire i dati geografici, perché sennò magari avrei un tipo di dati. C'è un tipo di dati, una tabella, questo è il tipo Postgis. Questa è la distanza globale. Sono delle funzioni, ma anche la mia questa libreria. Sicuramente, ma la libreria è molto, sicuramente avanti, ma anche quella la voluta. Solo che tutte quelle che occupano nel campo di studio. Questo come si presenta un disco?
stata un'operazione, diciamo, integrata con tutti gli stessi, sviluppata per questa vita, risulta graficamente diverso, ma fondamentalmente questo. Poi delle geometrie, ma una mappa interrogabile, posso selezionare una o più geometrie, in base anche alle regole, tiro fuori le informazioni che mi servono e tiro fuori le geometrie. Questo mi permette di dire, questo edificio ha un piano ed è commerciale, questo edificio è residenziale e ha dei piani. In questa tabella è contenuta l'informazione che si ricorda i piani e che si chiamano commerciali. Automaticamente lui mi calcola che per la residenza il volume è poco, perché moltiplica la superficie per il numero dei piani. Quindi ha un output e da qui io posso calcolare il volume che mi trovo in questo quartiere. Quando le varie amministrazioni e i vari, magari mentre che vive, si è andato a ottenere una volumetria di 150.500 metri cubi, dove questo serve a contarlo, comunque per verificare quanta questa volumetria occupa sul territorio. Il famoso caso di acqua a cielo, ne ha sentito in tutti i numeri di metri cubi. Prendi di trovare una fotografia che dice, ok, esattamente l'edificio occupa questo tipo di area. Questo perché bisogna fare, diciamo, uno sforzo in più e andare ad utilizzare gli strumenti che sono messi a disposizione. Bisogna imparare un po' se c'è interesse, se c'è interesse per questi per questi dati territoriali, gli strumenti sono fatti, non sono costi di software, ma sono semplicemente da imparare, semplicemente da vedere. Sono da imparare. Sono messo a disposizione almeno un esercizio che la software open source che permette di fare quello che vuole, però si viene anche a molto di più. Mi stai contando di prima di dati, ho delle geometrie, ho delle tabelle, sempre associate alle geometrie, non esiste una geometria se non una riga di tabella. Ho uno schema di dati, perché io non posso scrivere l'utilità o l'industria, posso avere 1, 2, 3, e questo 1, 2, 3 è codificato come avviene in tabella di tutte le altre materie, quindi 1 è sempre l'utilità, il 2 è sempre l'industria, il 3 è l'esigenza media o alta densità. Quindi quando io mi trovo questa tabella e in alcuni numeri di ricordo, questa tabella di numeri di codici non posso interpretarla se non ho uno schema dati, mi vengono dati dati più lo schema che mi dice come interpretare. Sì, ma è un intervento di lettura. Ho un intervento di lettura. Non sono soprattutto che si chiama schema dati, questo è il punto dati. Sì, questo serve per fare un'interfaccia per capire come mi serve la testa. Metadati, per dire, questo dato l'ha fatto tizio, l'altro dato l'ha fatto bambino. Quando l'ha fatto, che tipologia del giornamento ha, che tipologia di qualità ha. Se non metto qua un rilievo in tutti gli altri di Saronno, dovrò dire io, per già pure l'ha fatto il giornamento di tutti gli altri di Saronno e la mia qualità è da un cittadino che è andato in giro a fare. Se invece è l'ente l'ente protezione all'inizio della protezione ambiente, no, l'agenzia regionale, ha un certo tipo di qualità e quindi esce con il suo metadato c'è scritto della parola. Sistema informale, riferimento geografico, molto molto importante, attualmente